sarà proprio Bergamo il campo principale di oggi per Atalanta-Juventus. C'è Giovanni Scaramuzzino. E buona domenica anche da Jacopo Teodoro, che ci assiste per la parte tecnica. È stata anche la settimana in cui si è intravista una luce, con tutti i ragionevoli limiti e le giuste cautele del caso, in fondo al buio delle partite a porte chiuse. Forse l'aspetto peggiore degli stadi vuoti non risiede tanto nell'assenza oggettiva di pubblico, quanto nella mancanza, gradinate deserte, dell'aspetto che rende unico il calcio, e cioè l'infedeltà di fondo degli spettatori, molti, almeno a parole, ben più capaci di chi questo sport lo gioca, lo insegna, lo arbitra, lo gestisce, lo racconta, trascurando più o meno volutamente il fatto che la serenità del pomeriggio domenicale di chi assiste dipende troppo da altro, prima ancora che da altri, dal caso fortuito di un tiro finito fuori, di un palo, di una rete e così via. E tutto ciò, prima di essere giusto o sbagliato, è forse innaturale, perché a questo calcio senza pubblico, prima ancora delle persone che guardano, manca sentire la loro voce, i loro commenti, la loro volubilità, appunto, il fiato trattenuto o esploso degli astanti, ogni cosa sostituita ora dall'audio di chi sta giocando la partita sul campo, la sta dirigendo dalla panchina. Ma non è la stessa cosa, proprio per niente. Anche senza Cristiano Ronaldo e il senza gente sugli spalti che pesa di più, manca a quest'ora ad esempio quel brusio particolare che accompagna l'inizio della lettura delle formazioni, una sorta di invito inascoltato al silenzio e alla concentrazione. C'è la musica alta, facciamocela bastare. Intanto oggi l'Atalanta bergamasca calcio si schiera così: Gollini in porta, Toloi, Palomino e Jim City in difesa, Mele, De Ron, Freuler e Gosens a centrocampo, il trequartista è Pessina, Muriel e Zapata di punta, manca lo squalificato Romero. Atalanta che ritorna allo schieramento a tre in difesa, Juventus con Szczęsny in porta, non ci sarà Danilo per un problema alla mano, giocherà così Cuadrado in difesa, accanto a De Ligt, Chiellini e Alessandro, a centrocampo spazio perciò per McKennie, vicino a Bentancur, Rabiot e Chiesa, in avanti vicino Morata. Quest'oggi c'è Dybala per una direzione di gara affidata a Orsato della sezione di Schio. Piove a Bergamo, temperatura di 12 gradi, tra un mese il prossimo Atalanta-Juventus scenderà di latitudine, non di classifica, anche perché rappresenterà l'atto conclusivo della Coppa Italia, stadio parzialmente riaperto al pubblico. Si va infatti verso questa direzione, noi, come si dice in questi casi, vi faremo sapere. Per ora linea allo studio centrale. Atalanta-Juventus 0-0, 25esimo minuto, ma Atalanta pericolosa due volte, qualche attimo fa con un colpo di testa di Zapata su cross proveniente da sinistra dall'opera di Gosens, e un minuto prima l'azione più importante di questi primi 25 minuti l'ha costruita Muriel con un passaggio filtrante da sua terra in profondità per lo scatto di Messina, tutto di sinistro, compresa la finta verso Chiellini, pallone aggiustato sul mancino, conclusione da sua terra fuori di pochissimo alla sinistra del portiere Szczęsny. Torniamo al calcio, Atalanta-Juventus, e qui è Palomino ad anticipare Morata per il secondo angolo a favore della Juventus, 29esimo che scade in questo istante, Atalanta e Juventus 0-0. Seguiamo naturalmente in diretta il tentativo probabile di cross all'interno dell'area di rigore della porta atalantina, difesa da Gollini e Dybala con una lunga rincorsa, è probabile un suo sinistro a giro, così è, sul palo lungo prova di testa De Ligt, riesce solo a sfiorare il pallone, poi Muriel, ancora De Ligt, tentativo di Chiellini con ancora una volta Palomino che riesce a frapporsi, ha tirato in porta Chiellini di sinistro partendo però da destra, secondo la visuale d'attacco della formazione juventina, si è frapposto Palomino. Torniamo Atalanta-Juventus. D'accordo, 34esimo, 0-0, Atalanta che prova soprattutto a creare superiorità sulle fasce, ma è ben ordinata la Juventus, sia a destra con Cuadrado che adesso si muove sulla stessa fascia di McKennie, buona iniziativa con Dybala nel ruolo di suggeritore, di prima intenzione all'indietro però verso De Ligt, Rabiot, la partecipazione ancora del colombiano Cuadrado che punta l'uomo, si tratta di Terone, evitato con una bella finta, cross interessante, non esce Gollini, pallone che rimbalza davanti a Mele, poi c'è Chiesa in agguato, riesce a far su il pallone con Morata, serie di dribbling, il tiro, il salvataggio sulla linea di Jim City, di sinistro Jim City è riuscito a evitare la capitolazione dell'Atalanta, il tutto al 34esimo minuto. Juventus che al 37esimo ha avuto una nitida occasione per passare in vantaggio, un bel lancio in verticale di Dybala per lo scatto di McKennie in area di rigore avversaria, serie di dribbling, tentativo di conclusione con Palomino.
Pellegrino che in scivolata ha anticipato anche il suo portiere regalando solo un angolo agli ospiti. Ancora Atalanta-Juventus. 44esimo minuto, 0-0, spinge la Juventus, Dybala, pallone per Morata, interno dell'area di rigore, Toloi riesce a allontanare la minaccia ma pallone ancora vivo per l'attacco juventino con Cuadrado che detta il passaggio a Rabiot, si chiude il triangolo, Cuadrado punta l'uomo, si tratta di Gosens, interno dell'area di rigore, Chiesa, conclusione di destro, in qualche modo il muro atalantino con Gosens e anche con De Rol che probabilmente ha toccato per ultimo e quindi pallone in fallo laterale, spinge la Juventus che aveva iniziato meglio degli avversari atalantini la prima fase della partita, poi il ritorno dell'Atalanta, una Juventus che sta concludendo in crescendo. Qui il punteggio al minuto numero 12 che tramonta in questo istante è fermo sullo 0-0, si è fermato anche Chiesa probabilmente per un problema muscolare, sono entrati i componenti dello staff sanitario della formazione bianconera, non ce l'ha fatta Chiesa a rimanere in campo al suo posto, è entrato Daliro, anche lui non al meglio per un problema alla mano, ma occasionissima al 14esimo per l'Atalanta con un destro giro di Muriel che è evitato Cuadrado, è entrato nell'area di rigore, ha tentato di sorprendere Szczęsny sul palo più lontano ma questione di centimetri il pallone è andato fuori. Ancora Atalanta-Juventus, 20esimo esatto, 0-0 poco fa su punizione, un sinistro di Dybala insidioso finito di poco fuori anche se l'impressione era che Gollini potesse arrivarci. Ancora Atalanta-Juventus, 25esimo minuto, 0-0 Atalanta vicinissimo al gol del vantaggio con colpo di testa di Zapata, cross da destra del neo entrato Ilicic che ha rilevato Muriel, si è coordinato sul secondo palo per la battuta non facilissima, Zapata che ha dovuto anche leggermente abbassarsi, non ci sarebbe arrivato Szczęsny, il pallone ha rimbalzato vicino al palo basso alla sua destra ed è finito beffardamente fuori secondo quelli che erano i desideri della formazione nero-blu. Atalanta-Juventus, e qui la bella parata di Gollini su conclusione al volo di Morata, un'azione nata da un'incursione di Danilo, da un sinistro al bacio dal limite dell'area di rigore di Kulusevski a innescare Morata che non si è fatto pregare per battere direttamente a rete la risposta strepitosa di Gollini con pallone deviato in calcio d'angolo, tentativo di servizio in profondità per Pasalic che viene messo giù da Chiellini, fallo se vogliamo anche ingenuo tenuto conto che pur essendo a 25 metri ci sarebbe l'opportunità del calcio di punizione diretto in porta Pasalic che era andato via a Chiellini il quale lo ha in pratica cinturato all'altezza della vita, Pasalic è andato giù, Chiellini si allontana dopo le proteste consentitegli anche dal suo ruolo di capitano, probabile o la conclusione direttamente in porta e ci viene in mente il nome di Ilicic oppure il cross magari per lo stacco aereo di Zapata o dello stesso Toloi che in fase di acrobazia è sempre molto bravo e in effetti sembra dire qualcosa Duvan Zapata al battitore con Orsato che intanto fa rispettare i 9,15 metri la distanza, Malinowski tentativo di conclusione con grande parata ad opera di Szczęsny che a mani aperte riesce a mettere il pallone stesso oltre la linea di fondo e quindi in calcio d'angolo Szczęsny è riuscito a evitare la capitolazione, angolo battuto corto, Malinowski si è portato all'altezza della bandierina, adesso non arriva però il pronto cross e Ilicic probabilmente che ci proverà con uno dei suoi soliti dribbling, Malinowski limita il tiro di Malinowski e il gol atalantino al minuto numero 42, probabilmente deviata la conclusione in diagonale di Malinowski ma l'Atalanta in vantaggio porta alla nostra sinistra 41 minuti e 21 secondi la conclusione di Malinowski in diagonale possibilmente probabilmente anche leggermente toccata, nulla da fare per Szczęsny, Atalanta 1 Juventus 0 Atalanta-Juventus. Qui siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, conduce adesso l'Atalanta per una rete a 0, un'azione nata sugli sviluppi del corner che aveva portato Szczęsny a negare la gioia del gol a Malinowski che aveva colpito direttamente su punizione, pallone in angolo, Ilicic ancora con lo scambio per Malinowski, conclusione deviata da Alessandro che in pratica ha beffato involontariamente il proprio portiere, Szczęsny che si stava tuffando verso sinistra, traiettoria improvvisamente in diagonale sul palo più lontano quello alla sua destra, nulla da fare per il polacco estremo difensore della Juventus, si spinge tutto in avanti adesso la formazione bianconera con il tentativo di pallone in profondità, lo scatto di De Ligt che adesso è centravanti aggiunto con Betancur che invece occupa la posizione accanto a Chiellini, ancora in area di rigore la Juventus con Kulusevski, il tentativo di cross con Gincsiti che si coordina e riesce a mettere il pallone oltre la linea di fondo e quindi in
calcio d'angolo già battuto da Pulusevski, pallone per Cuadrado che guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, perché il fallo stesso è stato commesso da Malinowski che, sapendo di essere ammonito, in pratica non accenna nemmeno a protestare, ma va subito a dare la mano a Cuadrado, che tra l'altro l'accetta subito, tenuto conto del fatto che appunto siamo già nei minuti di recupero. Ne ha concessi tre l'arbitro Orsato, ne sono passati al momento di secondi 60, quindi si giocherà fino al 48esimo. Seguiamo questa azione, poi chiederemo lumi allo studio evidentemente sul proseguo della trasmissione. Batterà Cuadrado all'interno dell'area di rigore, sono 3, 4, 5, 6, 7 i giocatori con la maglia bianconera, tutta l'Atalanta a protezione dei propri 16 metri, compreso l'uomo in barriera. Il fischio di Orsato, il tentativo direttamente in porta con Palomino che allontana la minaccia, anticipa anche il proprio portiere, pallone spedito in fallo laterale, ancora pallone vivo per la formazione ospite con Arthur, che però aspetta la disposizione dei compagni, poi sceglie di servire all'indietro, appunto 46 e 40, sentiamo da fino al termine. Se possiamo andare fino al termine. Allora seguiamo questi palpitanti secondi finali di Atalanta-Juventus con Alexandro, sfortunatissimo sulla conclusione, comunque bella di prima intenzione di Malinowski, col mancino servito bene da Ilicic. Adesso deve spostarsi Orsato, non preciso il tentativo di chiusura del triangolo di McKenny, può ripartire l'Atalanta con il tentativo di pallone in profondità, Pasalic riesce a vedere il gioco, scavalcato Ilicic che poi riesce a mantenere il controllo, il tentativo per Malinowski, poi pallone che viene toccato probabilmente da un giocatore della Juventus, Cuadrado e Freuler intanto vengono quasi alle mani con Rabiot che saggiamente in pratica si intromette tra i due per placarli. Arriva anche l'ennesimo cartellino giallo, questa volta nei confronti di Cuadrado, e una Juventus che ha subito il gol nel finale, ricordiamolo, al 42esimo del secondo tempo. In questo caso Freuler ha trattenuto irregolarmente per la maglia il colombiano Cuadrado, che si è subito rialzato pronto a protestare, è arrivato il cartellino giallo, noi l'abbiamo ritenuto per proteste affibbiato nei confronti di Cuadrado, ma potrebbe starci anche il giallo nei confronti di chi il fallo l'ha commesso, cioè Remo Freuler. Atalanta che in possesso di palla adesso con Gollini prova a lanciare in profondità, il lancio lungo, finisce la partita, l'Atalanta batte la Juventus per una rete a zero, risultato importante nella corsa Champions League, ne parleremo tra poco. Per il momento linea a Roma. Ma adesso andiamo con i commenti, cominciando proprio dalla vittoria dell'Atalanta sulla Juventus. Giovanni Scaramuzzino. Atalanta 1, Juventus 0. Prossimamente programmi per 7 giornate, quelle a venire a questo punto più che per 7 serie. I neroblu hanno scavalcato la Juventus, tra l'altro avversaria anche in finale di Coppa Italia, e così si preparano alla volata conclusiva di questa Serie A con un vantaggio minimo in termini numerici forse, ma pesante come dal lato psicologico. Del resto erano più di 20 anni che l'Atalanta non batteva i bianconeri in gare di campionato, tralasciando la Coppa Italia, con il ricordo recente del resto del 3-0 inflitto all'allora Juventus di Allegri 2 stagioni fa. Oggi tra gli ospiti mancava Cristiano Ronaldo, se non un dettaglio si tratta comunque di un particolare. A decidere la rete di Malinowski su assist di Ilicic a 3 minuti dal termine, non casualmente in fondo, due uomini da poco entrati sul terreno di gioco, ma a rendere impossibile il tentativo di parata ad opera di Szczęsny, l'involontaria deviazione sulla conclusione dell'ucraino ad opera di uno sfortunato Alexandro. Gol comunque senz'altro da attribuire a Malinowski, vero e proprio uomo partita. E così, in attesa dell'ufficialità, mentre Reggio Emilia sembra aver vinto proprio la volata sull'Olimpico per diventare la sede dove si disputerà la finale di Coppa Italia, il tutto sembra rinviare quindi a un nuovo appuntamento, l'ennesimo puntato sulla sfida infinita tra Atalanta e Juventus. In classifica lo sprint è stato appena lanciato. Assistenza tecnica di Jacopo Teodoro. D'oro, il finale allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, Atalanta 1, Juventus 0, il gol a 3 minuti dal termine di Malinowski con deviazione decisiva di Alexandro.